Salve, il 20 luglio al Mugello, a grande richiesta per il terzo anno consecutivo, si terrà l'Oste 89 Day. Per i nuovi iscritti al canale, per chi non sapesse cos'è l'Oste 89 Day, come prima cosa vi lascio i due video delle due edizioni precedenti qua in alto a destra e in brevissimo vi spiego che cos'è. E banalmente, ma neanche troppo banalmente, sono sincero, una giornata in pista tra amici, tra gli amici di questo canale. Una giornata in pista è un modo per incontrarci, vederci dal vivo, scambiare quattro parole, ridere, scherzare. A me piace moltissimo definirla una giornata dal virtuale al reale, perché è veramente un'occasione per dare un volto, per dare una faccia a tutti i like, ai commenti, alle view, ai numeri, ai famosissimi numeri che ci sono in questo canale. Una giornata per fare nuove amicizie, per fare gruppo, facendo la cosa che più amiamo fare: andare in moto. La giornata è organizzata a turni divisi per capacità, quindi chiunque è il benvenuto, dallo smanettone che fa 57 al Mugello e allo Oste 89 Day c'è chi fa 57 al Mugello, al novellino alla prima volta in pista, chiunque è il benvenuto, perché i gruppi appunto sono divisi per capacità. Gruppo A, amatori, primissime volte in pista; gruppo D, piloti, smanettoni, sicuramente più esperti e più veloci. Sì, ok, Ste, a me piacerebbe moltissimo venire, però non ho la moto adatta, ho una turistica, ho una multistrada, ho un GS, ho un chopper, ho un Goldwing. Non è la moto adatta al Mugello, balle, chiunque è il benvenuto. Vi lascio qua in sovraimpressione una foto di Fede che per il terzo anno consecutivo verrà al Mugello, allo Ste 89 Day, e guardate con che moto si presenta. Quindi poche balle, poche seghe mentali, non c'è bisogno di avere una super sportiva pronto superbike o pronto CIV o di girare sotto i due minuti al Mugello. Avete solo bisogno della voglia di stare insieme e divertirvi. Siete tutti i benvenuti. D'altronde lo slogan della giornata è sempre stato: non conta in quanto, conta con chi. La giornata è organizzata da Promo Racing, organizzatore ormai rodato con lo Oste 89 Day, che sa benissimo cosa vuol dire avere 60, 65, 70 barbari, 70 unni in giro per il paddock del Mugello. Quanto costa, Ste? Allora, purtroppo lo sappiamo benissimo tutti e se non lo sapete ve lo dico io ora, il Mugello è carissimo, il Mugello è una gioielleria, ma insieme a Promo Racing ormai da due anni cerchiamo sempre di avere agevolazioni, cerchiamo sempre di ridurre quanto più possibile le spese per cercare di rendere l'evento un attimino adatto a tutte le tasche. Non è assolutamente semplice, ve lo garantisco, non è assolutamente una pista economica, non sarà una giornata economica e me ne rendo conto io in primis. Fossi un emiro, fossi sponsorizzato dalle VPN anche io, me lo noleggerei tutto e deciderei io i prezzi degli ingressi, ma purtroppo non è così, ma abbiamo cercato di creare una formula fattibile un po' per tutti. Non è stato semplice e non sarà semplice. Sì, ok, Ste, tutto bello, tutto benissimo, voglio venire, come devo prenotare? Se sei interessato a partecipare, manda una mail a questo indirizzo: ste89day3@gmail.com. Di tutta risposta vi arriverà una mail con tutta la procedura passo passo da seguire per poter prenotare, ma soprattutto con tutti i relativi prezzi: prezzo giornata, prezzo assicurazione pioggia. C'è scritto tutto, ci abbiamo messo una settimana io e il buon Ciano per scriverla e renderla il più chiaro, il più esauriente possibile, a prova di imbecille. Ma detto questo, se magari non siamo stati chiari, avete magari bisogno di più info, che rispondete tranquillamente a quella mail lì con su scritto: non ho capito questo, quanto devo pagare, cosa devo fare, in quante persone posso venire, con quante moto posso girare. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre esigenze. Una cosa molto molto importante: sul gruppo WhatsApp dedicato all'evento gli iscritti chiedono informazioni praticamente da agosto, quindi giusto per farvi capire la gaina che c'è. Ripeto, non sono un emiro, quindi non ho potuto noleggiare tutto il Mugello, di conseguenza i posti sono limitati. Di conseguenza, numero due, se avete intenzione di venire, siete in dubbio, che cominciate a mandare la mail e a prenotare il vostro posto, perché lo scorso anno i posti si sono volatilizzati in poche settimane, quindi se siete veramente intenzionati, okay,
mandate subito la mail per prenotare il vostro posto. Vi ripeto, mi rendo veramente conto io in prima persona di quanto sia dispendiosa una giornata al Mugello, ma a differenza degli altri anni ho cercato di dirvelo il prima possibile a gennaio, proprio per darvi il tempo, proprio per cercare di farvi mettere via quanti più soldi possibili per partecipare. Nonostante questo, io apro l'invito anche a chi non riesce a girare, quindi a chi vuol venire solo per conoscermi, a chi vuol venire solo per l'evento, solo per stare insieme, solo per la birra a fine giornata, solo per la foto finale sotto il traguardo del Mugello. Siete i benvenuti. L'unica cosa che vi chiedo, anche chi ha intenzione di venire solo a vedere, solo per conoscerci, solo per stare insieme al gruppo e non a girare in pista, mandate comunque una mail al solito indirizzo con su scritto: io voglio partecipare ma non riesco a girare in pista, in modo tale che noi, da essere pronti alla produzione dei gadget, delle magliette, di tutto quello che c'è all'interno dell'evento, anche per voi che non girate in pista ma volete comunque venire per stare insieme. Vi ricordo: domande, dubbi, prenotazioni, prezzi, ste89day3@gmail.com. non esistono altri modi. Non scrivetemi su Instagram, su Facebook, su altre mail, perché non riesco a starvi dietro, ragazzi. Ho creato questa mail qui proprio per racchiudere tutto quello che riguarda le informazioni dell'evento. È veramente una grandissima festa, io ve la consiglio vivamente, perché non è solo bello perché giriamo insieme nella pista più bella del mondo, è bello perché alla fine della fiera la cosa che mi è più rimasta a cuore degli anni precedenti è che si è proprio creato un gruppo di amici, si sono create nuove amicizie a prescindere dal canale ste89, che però si sono create proprio per l'evento del canale ste89. Quindi questa è una delle cose che mi sta più a cuore e che sono più orgoglioso. Quindi veramente vi invito a partecipare, vi invito soprattutto a venire in pista, perché al Mugello, una volta nella vita, bisogna entrarci con qualsiasi tipo di moto e con qualsiasi tempo. Ma a prescindere dal girare e non girare, vi invito comunque a fare un salto per conoscermi, per conoscere tutte le persone che stanno dietro all'evento, perché veramente non ve ne pentirete. 20 luglio, Mugello Circuit, ste89 day 3. Salve!